Dai, Cristo, fiori! Vai, Renzo, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai! L'aereo! Cristo ci va veramente! Oddio, l'asfalto! No, raga, non ci credo! Era da fa! Era da fa! Con il cuore in mano, hai rotto le palle. Non si è visto il cuore. Hai rotto le palle. Sì. E vediamo qui un Federico che con assiffatta audacia sta andando. Di assiffatta. Assiffatta audacia. Signorante. Che cazzo sei? Era aperta. Mi stai facendo il video? Sì. Bravo. Ci siamo. Allora, buongiorno, bentrovati e bentornati sul mio canale. Vediamo quanto resiste la memoria dell'ipone. Ok, eccoci qui. Stavo morendo male. Raga, non potete capire quanto soffro perché ci siamo bruciati giustamente. E quindi soffriamo. Qui nel tremolio di YouTube. E niente, allora faccio questo video fondamentalmente per farvi, perché volevo farvi vedere, lui ancora non lo sa. Bene, lui ancora non lo sa, ma io in realtà faccio questo video perché volevo farvi vedere il suo bagno in piscina epico. Comunque, sì, praticamente noi adesso stiamo andando a montare questo video, cioè neanche l'abbiamo finito, però lo montiamo. Perché siamo un po' in difficoltà in questi giorni, nel senso che chiaramente ci stiamo rilassando altamente, però ci sono anche dei problemi tattici, nel senso che ho il computer che funziona a metà, ma il problema è che funziona nel vero senso della parola a metà, letteralmente, perché funziona, perché mezzo schermo è praticamente non si sa manco quello, non si sa manco che cazzo c'ha. No, cioè ditemelo nei commenti chi è esperto da questo punto di vista, ma si dovrebbe essere rotta la pellicola tra lo schermo e qualcos'altro, e quindi è uscito tipo l'inchiostro, un po' è sporco di nero, appunto di inchiostro, un altro po' è proprio, sono andati via le immagini tipo anni 50 quando non si vedeva, no, la televisione. E vuoi aggiungere altro o sono stato abbastanza coerente? Sei stato abbastanza coerente. Bene, molto bene. Stavo dicendo che è un po' difficile montare. Hai rotto le palle, fammi parlare, cioè, è un po' difficile montare perché i video, sia chiaro, i soggetti sono sempre ben accetti. Quindi è difficile montare i video per moi. Però appena torno a Roma vedrò di riparare questo schermo. Intanto con metà computer provo a usare il programma in maniera quasi impossibile. Poi mi direte voi se sono riuscito a portarvi il video o no. Che comunque questi giorni, ecco, sono un po' impegnato, infatti i video stanno scarseggiando. Perché io prima di registrare avevo preparato, io prima di partire avevo preparato, stavo preparando un episodio del Road to Division 1, però non sono riuscito a finire di registrarlo in tempo. E poi, quindi lo avrete quando torno, devo finire di registrarlo e poi ve lo porto, computer permettendo. Poi, altra cosa importante è... cos'è? Il fatto che io comunque non sto scarseggiando un po' in questo periodo dal punto di vista di video. E tra l'altro, se ci avete fatto caso, non ho portato sempre gameplay come al mio solito. Perché intanto per chi ha visto il video sul canale di Alfa, su AlphaTube, abbiamo provato un cortometraggio io e mio cuginetto, che comunque a molti è piaciuto, quindi fa piacere, e quello vediamo un po' perché potrebbe nascere una collaborazione. Scusate che adesso mi investo, no? Tanto passa la gente di miliardi di nazionalità, questa me la censurano. Allora, stavo dicendo che praticamente sono un po' incasinato perché sto facendo molte molte cose, ragazzi. Nel mentre lui torna, a che ora passa? Alle 5, sono 45. Ottimo. Nel mentre, ragazzi, volevo dirvi anche che sto preparando anche dei file per un altro youtuber, per un qualcosa che poi vedrete in futuro, quindi il poco tempo che ho in questi giorni, nel senso che mi sto un po' rilassando, lo dedico a questo. Tu chiama come i cani? Sì, tua mamma. Cane? Cucciolo?
Allora, Bambino Prodigio ufficializza il fatto che questo video l'ho utilizzato per fare una sorta di vlog nel quale appunto vi do queste notizie e vi sto dando. No, perché ti volevo fare un Ah, adesso noi andiamo dove cazzo ci pare, ragazzi. Guardate quanto sono pro sto guidando un kart, non è vero se siamo fermi. Però, allora, volevo dirvi che mentre aspettiamo il nostro mezzo di trasporto, volevo ufficializzare che questo video l'ho fatto appositamente per... Tuo? Dovete venire alla spa. No. Allora non puoi stare lì. Bene, le figure di merda comunque le ho fatte. Questo video è un po' ambiguo. Nel senso per la location e tutto, guardate quanto è figo stare qua. Però comunque volevo dargli un senso, una sorta di vlog per darvi qualche news. Fuck you time, ragazzi, non so quando non so quando riusciremo a registrarlo perché non abbiamo abbastanza domande, quindi vediamo se arrivano abbastanza domande lo facciamo, altrimenti poi lo farò io da solo. E poi che altro devo dire? Ma niente, mi sembra comunque di aver detto tutto, quindi vuoi aggiungere una tua performance incredibile? Vai. Lui vuole farsi notare sul tubo e lo farà così. Perfetto, grazie della collaborazione, carissimo. Yeah. E noi ci sentiamo poi. Ok, Allora, in questo momento sono le 2:30 del mattino. Stiamo tornando dopo aver conosciuto, aver passato la serata con due ragazze molto simpatiche che saluto. Ciao Sofia e ciao Giorgia. Praticamente guarda perché caso fa rima con Orgia. E niente, per chi non conoscesse Giorgia, in realtà è una ragazza conosciutissima perché in realtà lei non è umana, è ma è una... mezza gatta. Esatto. Cioè, ragazzi, Intanto non ci si vede. se vi faccio vedere, che in questo momento è difficile perché non vedete nulla, ma se vi faccio vedere Il qua tatuaggio che come... ci ha Cioè, il fatto. tatuaggio che mi ha fatto... Che ci ha fatto. C'hai ragione, scusa. Cioè, mi ha lasciato un graffio sul braccio che veramente pare che mi ha morso Un uno Betty. squalo. Ok, eccoci tornati, qui prende, non si vede meglio. E Tra allora, poco no. no, infatti, però approfittiamo del vedere. Praticamente siamo stati dall'obbligo e verità, un gioco che tutti chiaramente conoscerete, perché altrimenti dovete morire male, anche perché è uno dei migliori giochi per... No, scherzavo. Non è vero. Praticamente siamo stati da quello al... Buttarci in piscina. Esatto, perché è un obbligo, diciamo, decretava il fatto che lui si dovesse buttare in piscina vestito. E quindi cosa ha fatto il bambino Prima mi sono prodigio? Guarda i tuffato. capelli simpatici che c'ha. Io pure. Prima si è tuffato lui, giustamente, poi ci siamo tuffati tutti. Io ho È spinto Sofia. la Sofia è seconda tornata su volta. via. Ha spinto Sofia e noi abbiamo spinto Vabbè, non è Giorgia. dubbio fare la telecronaca Sì. indifferita. Cosa è successo, ragazzi? Visto che noi ci siamo fatti il bagno vestiti e stavamo proprio nella merda, perché sono le 2 del mattino, 2 e mezza, 2:40 ormai, e noi stiamo Ma chi cazzo è rientrando. che va a fare i video alle 2 del mattino? Noi, perché siamo ACAB. Cioè, talmente ACAB che mi si vede metà viso, quindi 50 like, solo per questo. Ragazzi, non si vede nulla, ma noi abbiamo rimedio infallibile. Vedete? Cioè, mi sta accecando, però... È Dio che ci fa È luce. Dio che ci fa luce, così si vede bene, Sì, così non bene, bene. vediamo noi avanti però. Vabbè, dettagli. Chi mette suggestione però sta salita? Che cazzo era? Ok che ci sono degli animali, ok che c'è uno zoo, raga, ma che cazzo era sto rumore? Ti mette suggestione un cazzo, andiamo in camera. Raga, Corri. cioè, questo non lo potrete vedere di video, mi sa. Va bene, tienimi ai torcia, però, Cristo Dio. Ci siamo tornati. Tornati. Volevo dire che... Praticamente, avendo fatto il bagno... Che cazzo fai? Faccio il faro. Dai, stai buono. Allora, essendo... avendo... Sì, così mi sembro l'illuminato conforme. Allora, conforme. Dai, Ma così, oh, tipo selfie. Dai, la tengo io, ho Va capito. bene. Ma io non ho sentito nulla. Cioè, se mi metti... Se mi fai cagare in mano pure te... Dopo aver fatto il bagno, essendo ancora frascichi, marci proprio... E cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare dall'amichetta di Alessio, la francesina Luis, che diciamo non aveva gradito il nostro rapporto assieme alle due milanesi. Indi per cui, buttiamoci dentro un po' di baglio, abbiamo pensato giustamente alle 2:15 del mattino di andare a bussare alla porta della stanza di quest'ultime. Non avevano proprio una bella espressione. Però la cosa più importante, sapete qual è? Che nel momento del bisogno, nel momento in cui tutto sembrava portare un'atmosfera giusta, lui
ha fatto cilecca. Esatto, cioè io ho detto sono un coglione, però questo non è un problema da YouTube, no? È un problema suo. Poi ne riparleremo, cioè. Però visto, però ci stavo andando, è che non mi aspettavo che tornassi con la sorella. Ma che cazzo vuol dire? Ma ti ho detto facci 10 minuti prima. Vabbè, dettagli. Comunque ti avevo detto anche alla fine. E alla fine cosa è successo? Ma stavano in due, cazzo. Ti ho detto te la porti. Vabbè, non deve diventare un sito incontri il mio canale. Allora, Federico Marconi, il miglior sito di incontri di tutta sì, Italia. dai, accendi sta cosa, non siete più niente. Allora, ragazzi, mi fa male il braccio ed è tardi. Anche a me fa male il braccio, pare che mi sto facendo un selfie da un'ora. Mia madre probabilmente non gradirà questo nostro Se orario non la svegli come ieri, e magari. questo nostro stato bagnato. A me non mi hanno dato Grazie, la tua fede. grazie animale, grazie. Vi salutiamo con la strada e la mia mano tremolina. Guardate, cioè, ragazzi, sembro tipo che sto troppo male. Però in realtà c'ho l'abbronzatura con le luci gialle che mi fa diventare un ciclope, che non c'entra niente. E c'ho i capelli che sembrano usciti da un coma etilico, e lui è stupido. Quindi pensate un po' in che situazione ci troviamo. Detto questo, ragazzi, io vi do la buonanotte, il buongiorno, dipende quando vedrete questo video, oppure la buona giornata. Divertitevi e godetevi la vita. Bella.